Sotto pulire numero 3585, sempre in versione flipbook, viene pubblicata la prima storia della serie What If, in cui i personaggi disneyani interpretano i supereroi della Marvel. Questa serie, che è fondamentalmente di produzione Disney per il mercato internazionale, lo si capisce dai crediti degli autori coinvolti, vede Paperino interpretare alcuni personaggi Marvel, ovviamente non solo lui, però è il titolare della serie. Nel primo episodio vediamo Paperino interpretare Wolverine. La storia è scritta da Luca Barbieri, disegnata da Giada Pedissinotto, ed è ambientata in una paperopoli distopica del futuro in cui un Pietro Gambadilegno, che interpreta il Teschio Rosso, il famoso avversario di Capitan America, aiutato da dei bassotti in versione molto più teppistica rispetto al solito, sta tenendo alla larga i supereroi dalla città. Troviamo Paperino con le piume della testa messe proprio come i capelli di Wolverine, che sta dormendo nella fattoria di Nonna Papera, e a un certo punto arriva un topolino occhio di falco che vuole dargli la scossa per poter andare a riconquistare Paperopoli e mandare via Gamba di Legno Teschio Rosso. Ad aiutare i due ci penserà anche Pippo Hulk. Barbieri, ovviamente, che conosce i personaggi molto meglio di Aaron, riesce a descriverli e farli recitare nei ruoli in cui gli cala in una maniera particolarmente efficace. In particolare con Paperino è riuscito a cogliere perfettamente la sua irascibilità e sovrapporla quindi all'analoga e ben altrettanto famosa irascibilità di Wolverine. Certo, onestamente, dal punto di vista grafico, Paperino Wolverine non è che mi piaccia tantissimo. Non perché la Pedissinotto l'ha disegnato male, ma proprio per mio gusto. Però questi sono dettagli che non c'entrano rispetto alla gioia citazionistica che Barbieri ha messo dentro questo albo. Sono infatti presenti diversi riferimenti, per esempio alla famosa copertina di John Buscema di Wolverine numero 8, in cui vediamo un Wolverine e un Hulk eleganti, ma non proprio amichevolissimi. Oppure, ovviamente, al riferimento al primo incontro tra Wolverine e Hulk, che anche questo non fu esattamente proprio tranquillissimo. E in effetti anche dentro la storia disneyana Wolverine Paperino mostrò tutta la sua irascibilità. E poi molto interessante vedere come Pluto Colosso, che ovviamente è la versione disneyana di Colosso, il famoso eroe degli X-Men, lancia, cosa che fa ovviamente anche nei fumetti, Wolverine in aria, e in particolare lo vediamo atterrare addosso a Menting, o quantomeno un personaggio che gli assomiglia, e questo in realtà è un riferimento molto meno classico e molto più recente a X-Force numero 21. Come direbbe qualcuno meglio di me, eccomi qui il Gianluigi del futuro, che mentre stava montando il video si è reso conto che effettivamente la storia citata da Topolino Occhio di Falco, ovvero la prima missione degli X-Men, quelli veri, subito dopo essere diventati uno supergruppo di supereroi, l'avevo letta! È stata originariamente pubblicata su Giant Sides X-Men numero 1 e vede appunto gli X-Men affrontare non già Man-Thing, ma una vera e propria isola vivente, che poi è quella che è stata rappresentata come mostro verde da Giada Pedissinotto nel What If di cui stiamo parlando. Spero mi possiate scusare per questo piccolissimo errore. Ritorniamo al video. Più in generale, la storia è un riferimento piuttosto leggero all'Old Man Logan di Mark Millar e Steve McNiven, arco di storie che venne pubblicato intorno al 2008. Il prossimo numero di questa serie di What If arriverà a settembre con Paperino che interpreterà Thor, e personalmente mi aspetto grandi cose da questa nuova uscita. Però visto che ci sono e stiamo
Comunque, parlando di X-Men, vorrei ricordare che qualche anno fa era stata fatta qualcosa di ancora più, come posso dire, radicale rispetto a un semplice What If. Nel 1995, infatti, sulle pagine di Topolino 2053, Fabio Michelini, supportato dall'artista dello studio Comic Up, Santiago Barreira, aveva trasformato, grazie alla magia di Amelia, i bassotti in una versione criminale degli X-Men. Significativa a tal proposito la splash page con il titolo del secondo tempo, che riprende appunto la copertina degli X-Men originali con cui questi esordirono nelle edicole statunitensi. Arrivati a questo punto, con questo video particolare che non parla di scienza ma alla fine di supereroi, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, inclusi quelli di Disney Comics e Science e, perché no, la scienza con i supereroi. Saluti a tutti!